quando le aziende medio-grandi di sotto a Fraschini e verso l'amministrazione controllata, DMS sembrano sulla stessa strada, Paletti e Petrelli a rischio chiusura. Queste sono alcune delle maggiori emergenze. Cardelli, come pensa di risolverle e cosa può dire alle maestranze? Cioè il sindaco non ha materialmente purtroppo la capacità di risolvere problemi così grandi da solo. È inutile che facciamo promesse particolari su tematiche come queste, perché dobbiamo scontrarci con quella che è la realtà, ma qualcosa si può fare di più fattivo rispetto a quanto non sia stato fatto fino adesso. Parlo per esempio di decisioni che possono essere prese perché le aziende possano essere messe in condizioni o di continuare o di essere messe a disposizione di chi può lavorare e di chi può sfruttarle meglio. Abbiamo una grande professionalità per esempio all'interno della IMS e all'interno anche della stessa Paletti e Petrelli. Non possiamo consentire che le aziende vengano chiuse così come rischiano di esserlo. Ho visto purtroppo i sigilli ai portoni della Paletti e Petrelli, senza che coinvolgiamo con molta più decisione e forza rispetto a quanto non sia stato fatto adesso, per esempio la Regione, lo Stato, che soltanto loro possono avere il potere di intervenire fattivamente. Non possiamo più perdere tempo dietro ai vari marchesi del Grillo che vengono a Spoleto e ci promettono... Per esempio un'azienda di Firenze che potrebbe essere importantissima nella rilevazione della Paletti e Petrelli, dobbiamo fare in modo che queste diventino realtà. Non andiamo più dietro ai sogni, non andiamo dietro ai millantatori, perché ci abbiamo veramente perso troppo tempo. Io lo dico senza chiarezza su questo. Intanto noi abbiamo messo sul programma una città diversa, che noi abbiamo avuto in questi anni istituti di credito, abbiamo visto una città divisa, spesso anche indifferente rispetto alle crisi delle proprie aziende. E lo dico che adesso è facile raccogliere un applauso, meno io penso che non ci sia nessun concittadino che è contento se le nostre aziende, soprattutto le principali, hanno difficoltà. Io lo dico, in queste settimane ho incontrato molti dei dipendenti delle aziende che tu, Carlo, citavi. Ti dico, mi chiamo Dante perché il mio bisnonno era Dante, era un dirigente della Paletti e Petrelli, mio nonno un operaio della Paletti e Petrelli, e lo dico perché testimoniare vicinanza quotidianamente, sia attraverso l'attivazione di tutti gli ammortizzatori sociali, sia di non essere anche silenziosi come spesso siamo stati quando anche ad esempio in altri contesti curatori fallimentari, anche scelti nella nostra città, non riuscivano a trovare risposte. Noi che cosa stiamo facendo? Abbiamo attivato, lo abbiamo detto, Spoleto deve uscire dall'isolamento nel quale spesso ricade, e in questi giorni attraverso la Regione e attraverso anche il Governo nazionale stiamo pretendendo che le nostre aziende abbiano pari dignità nei tavoli nazionali, perché trovare delle risposte di futuro per le nostre aziende, al di là della demagogia, è possibile soltanto se si costruiscono alleanze, se si sa dialogare con la Regione e con il Governo nazionale. Noi lo stiamo facendo, stiamo testimoniando quotidianamente una vicinanza a tutti gli operai di queste aziende, perché vogliamo che queste aziende abbiano un futuro, e lo avranno con una Spoleto diversa, meno indifferente, con una Spoleto dove tutte le classi dirigenti, dall'Istituto del Credito a tutti gli attori della nostra città, possano sentirsi parte del futuro delle nostre aziende. Noi lo faremo.